Stiamo arrivando, preparatevi! Zona micidiale! L'Accademia Stella riesce immediatamente a pareggiare! Questo era un tiro speciale dei nostri avversari! È stato davvero devastante! Sono decisamente troppo forti! Che vi succede? Alzatevi, buoni a nulla! Bravi, proprio così! Dopotutto la partita è appena cominciata, giusto? È veramente come un diavolo in campo! Elio Temper! La partita continua! Il risultato attuale è di 1-1. A quale squadra sorriderà la dea bendata? Cos'è questo pressing? Capitano! Accidenti, sono troppo veloci. Torniamo indietro! Sì! Quindi è questa la stella. In ogni caso noi dobbiamo vincere, ad ogni costo! Furore in campo! Non puoi forzare la porta! Tanto non riesco ad aprirla! Certo che è diversa dalla scuola dell'isola. Sento che ce la faremo! Sono carico! La mia energia aumenta! Aumenta le tue abilità. Che cosa? Hai sono detto? Loro, vero? La nuova squadra di calcio. Mi chiedo se degli isolani sappiano come si gioca. Siete voi i ragazzi che sono arrivati dall'isola Normidia, vero? Sì, esatto. Voi chi siete? Il mio nome è Regina Malgrave. Sono la presidentessa del consiglio studentesco e dirigo tutte le attività della scuola. Esaminare nuovi giocatori è uno dei nostri compiti come membri del consiglio studentesco. Cosa intendete con esaminare? Se verrete ritenuti indegni, vi cacceremo. Non avete uno sponsor e volete prendere il posto della Raymond. Avete proprio una bella faccia tosta, eh? No, perché noi vinceremo. Vinceremo e potremo giocare a calcio. Davvero? Ma sapete chi sono i vostri avversari? Che cosa? L'attaccante dell'Accademia Stella. Dicono che sia come un diavolo quando è in campo. Incrociato il suo sguardo, attaccherà implacabilmente, senza via di scampo. In questo modo ha già fatto sciogliere parecchie squadre. Come un diavolo in campo. Il suo vero nome è Elio Temper. Ne ho sentito parlare. Quando è presente, l'Accademia Stella vince con almeno 10 gol di vantaggio sui loro avversari. Tuttavia, in genere gioca solamente una partita su 3. Mi chiedo quanto sarete fortunati. Inoltre, nel caso in cui la prestigiosa Accademia Stella perdesse contro una squadra come la vostra, cielo e terra si ribalterebbero. Vuol dire che dovranno prepararsi a farlo. Comunque, giudicheremo le vostre abilità durante la prima partita. Che razza di presuntuose. Beh, dal loro punto di vista, noi siamo soltanto dei ragazzi venuti da chissà dove. Vedere sostituita la loro rinomata squadra non deve essere facile da accettare. Immagino che sia così. Ah, vi ho trovati! Che sollievo! Voi siete i ragazzi della squadra di calcio venuti dall'isola Normidia, giusto? Questo significa che siete gli 11 della nuova Raymond. Tu sei... Giusto, adesso mi presento. Io sono la nuova manager della squadra di calcio della Raymond, quindi sarò la vostra manager. Il mio nome è Aurelia Dingle. Piacere di conoscervi. Così abbiamo una manager. Certo che questa scuola è davvero fantastica, ma c'era da aspettarselo. Al momento le ragazze che si occupavano del ruolo prima di me non ci sono. Ma non vi preoccupate, vi assicuro che io, Aurelia Dingle, farò del mio meglio come nuova manager. D'accordo. Anche noi ci impegneremo. Bene, il direttore vi attende. Vi porterò da lui. Dunque siete voi la squadra di calcio di Normidia. Conosco già la situazione. Divertitevi pure e giocate tranquillamente qui da noi. Sì! Direttore, la prego, ci permetta di farle una domanda. Che cosa è successo all'altra squadra? Bene, lasciate che vi parli dell'importante missione che è stata affidata ai nostri ragazzi. Nel panorama del calcio giovanile, la Raymond è diventata una vera leggenda. Siamo passati da essere una scuola sconosciuta ad essere la migliore. La Royal, che è rimasta imbattuta per 40 anni, improvvisamente venne sconfitta. Hanno perfino vinto contro la Zeus, che rimane una delle più forti. Sì, non esiste calciatore che non conosca la vecchia Raymond. Quindi perché si sono sciolti?
Stanno prestando la loro abilità ad altre squadre per aiutare il Giappone ad affrontare il mondo. Sono come dei consulenti tecnici. Dei consulenti tecnici? Affinché il paese possa migliorare a livello nazionale, si sono uniti a molte squadre diverse e sono diventati delle figure da seguire per gli altri giocatori. Infatti le squadre in cui militano sono diventate molto più forti. Hanno alzato gli standard del Football Frontier. Molto bene. Non posso che aspettare con impazienza il giorno in cui vi misurerete con i giocatori della nostra vecchia squadra. I ragazzi della squadra precedente? L'unica cosa che vi chiedo è di non infangare il nome della nostra scuola. Sì! Sì. Siccome vi manca ancora uno sponsor, normalmente non vi sarebbe permesso di partecipare al torneo. Tuttavia ho riferito che abbiamo una trattativa in corso, per cui non avete nulla di cui preoccuparvi. Bene, allora lascio il resto ai vostri allenatori. Buona giornata. Ragazzi, in riga! Io sono l'allenatore Rush. Questo invece è l'allenatore I. Rompete pure le righe. Il nostro mister è cinese o sbaglio? È molto grosso, non credete? Lo sai anche tu. Da adesso siete i nuovi membri ufficiali della squadra di calcio della Raymond. Rendeteci orgogliosi con il vostro impegno. Sì! Molto bene, ora andate a indossare le vostre uniformi. Le uniformi? Queste sono le divise della Raymond. Non pensate che siano un po' vistose? A me piace molto. Non credevo che avrei potuto indossarla un giorno. Che meraviglia! Già, sono così emozionato. È come se... mi facesse sentire bene. D'ora in poi saremo noi gli 11 della Raymond. Ragazzi, sono quasi a crederci. Io non vedo l'ora di cominciare. Sì! Ah, siete tutti bellissimi! Mi ricordate i membri della vecchia Raymond che lavoravano sodo? Capisco. Quindi anche tu conoscevi Mark e il resto della squadra? E chi è Mark? Eh? Che cosa? Non ci credo, non lo sai, ma com'è possibile? Essere così disinformati! Mark Evans, colui che ha fatto diventare la Raymond la squadra migliore del Giappone, il capitano leggendario. Ah, è vero, Mark era una persona meravigliosa! Ah, questo non è il momento di piangere. Ragazzi, adesso vi darò le vostre fasce Inazuma. Fasce Inazuma? Fanno parte delle cose richieste a tutti i giocatori di calcio. Le fasce permettono di conoscere il vostro stato e vi consentono di ricevere indicazioni anche durante le partite. Wow! In questo modo sarete sempre a conoscenza delle vostre condizioni fisiche. La fascia serve anche per proteggervi. Questo è l'allenatore che vi chiama sul campo. Ho dato un'occhiata al suo programma. Le dispiace dirmi cosa significa? In tutta la mia vita non ho mai visto un allenamento simile. Dice sul serio? Ma lei ha davvero delle competenze tecniche sul calcio? Diciamo che me la cavo. Come sarebbe se la cava? Come ho già detto, sono più orgoglioso del mio kung fu che del mio calcio, lo sa? La prego, aspetti un attimo. E questo che cosa significa? Oh, eccoli, stanno arrivando. Gli 11 della squadra a rapporto. Eccellente, anche se è il primo giorno, cominciamo con l'allenamento. Ditemi, ragazzi, siete tutti pronti? Sì! Bene, allora ecco quello che dovrete fare per prepararvi al vostro primo incontro. Sì! Dunque, il primo giorno vi aspettano 100 giri di corsa lungo il fiume. E questo è quanto. Per oggi è tutto, ragazzi. Ma la partita è fra una settimana. È un allenamento pensato per il poco tempo che ci resta. Secondo giorno, salire e scendere dalla collina Inazuma 100 volte. Terzo giorno, 100 giri del parco trascinando uno pneumatico. Quarto giorno, raccogliere la spazzatura di Inazuma City 100 sacchi a testa. Quinto giorno, correre e dribblare 100 volte al parco. Sesto giorno, pausa. E per il vostro allenamento è tutto. Che cosa? Bene, ragazzi. Immagino dobbiate ancora prendere confidenza con la città, ma cercate di familiarizzare il prima possibile. Ok, detto questo, fine della riunione. No, aspetti un attimo. Vogliamo fare un allenamento che ci aiuti a vincere. Per esempio, imparare qualche tiro o tecnica. Non dovete essere così impazienti, ragazzi. Ma se noi non vincessimo la prossima partita, allora non potremo più giocare a calcio. D'accordo, ho capito. Allora lasciate che vi chieda. Cosa pensate di dover fare per raggiungere il vostro obiettivo e continuare a giocare a calcio? Beh, direi che dovremmo allenarci, ovviamente. E poi? Ci alleneremo ancora e vinceremo contro l'Accademia Stella. E poi? Troveremo uno sponsor e continueremo a giocare a calcio insieme.
Tic tac, tic tac. Sbagliato! Eh? Ma perché? Quello che voi ragazzi dovete fare per continuare a giocare. La risposta è... Non perdere! Ecco qual è la soluzione! Ma che cosa sta dicendo? Ci sta forse prendendo in giro? Noi abbiamo bisogno di un vero allenamento per vincere! Non importa di quello che voi ragazzi pensate, il programma è questo. E se non lo seguirete, lo verrò a sapere grazie alle fasce in Azuma. Qui c'è qualcosa di sbagliato! Inazuma Eleven! Non ce la faccio più. Perché facciamo solo allenamento fisico prima della partita? Siamo venuti fin qui solo per correre. Per fortuna, molte persone in città ci stavano incoraggiando, vero? Per questa gente la divisa della Raymond deve essere qualcosa di speciale. Eccoci, siamo arrivati. Appartamenti Windsor. Quindi vivremo qui da ora in poi. Sembra nuovo. Mi piace molto l'odore del legno. Questa è la prima volta che dormo fuori dall'isola. Spero di riuscire a prendere sonno. Ci farai l'abitudine. Non solo potremo giocare a calcio, ma parteciperemo addirittura al Football Frontier. Mi sembra un sogno. Però se dovessimo perdere finirebbe tutto. Vinceremo, ne sono certo. Voi siete i ragazzi venuti dalla Normandia, vero? Cosa? Noi veniamo da Normidia, nonna. Cerca di non sbagliare più. Ah, ecco com'era. Scusate, me n'ero scordata. Lei deve essere la responsabile qui, la signora Foglia, giusto? Esatto, Elisabetta Foglia. Ma potete chiamarmi solo Betta. Forza, ragazzi, entrate! Signora Betta, ci affidiamo a lei. Ci affidiamo a lei! Quindi affronteremo il famoso Elliot Ember. Devo ammettere che non vedo l'ora. Sonny, ma tu non sei spaventato? In fin dei conti potremmo perdere. È vero, ma giocheremo contro avversari fortissimi. E a livello nazionale. Certo che ho un po' di paura, ma sono sicuro che ci divertiremo molto. I giocatori saranno fantastici. E proprio da te. E poi ho fatto una promessa a mia madre. Io riporterò il calcio sulla nostra isola. Già, allora vinciamo e riprendiamocelo insieme. Sì. La Raymond avrà anche segnato il primo gol della partita, ma grazie all'implacabile avanzata dell'Accademia Stella sono in svantaggio. Maledizione, non possiamo permetterci di perdere adesso. Ehi, Jude, allora quale dovrebbe essere questo loro potenziale? Elliot, voglio che tu giochi nella partita contro la Raymond. Sei tu, Jude? Sono io a decidere se giocare una partita o meno. Anche se sei tu a dirmelo, io faccio quello che mi pare. Ma tu giocherai. Come, scusa? La squadra potrebbe suscitare il tuo interesse. Intendi una squadra che non ha nessun tiro o tecnica? Dubito che sia interessante. Forse, chi lo sa. Ma magari... hanno del potenziale. Ah sì? Colui che viene chiamato il comandante, Jude Sharp, è interessato ad una squadra del genere. Elliot, fermati. Che c'è? Dimmi la verità. Hai cercato qualcosa che potesse salvarti dall'oscurità, non è vero? E la Raymond potrebbe essere la luce che stai cercando. Lasciami in pace. Sono libero di fare ciò che voglio, Jude! Avanti, mostratemelo! Fatemi vedere quale sarebbe questo vostro potenziale! Ragazzi, non mollate! Non riuscirà a sconfiggerci da solo! Ma che se dici così? Impeccabile! Sembra davvero un diavolo quando gioca! Non ti permetterò di avanzare! Pinguino volante! Non ti lascerò segnare un altro gol. Continuiamo a lottare fino alla fine, forza! Noi non perderemo. Io non mi arrenderò mai. Andiamo, forza!
tutto qui quello che sapete fare. Sono stato uno stupido ad aspettarvi qualcosa. Con il risultato di 10-1, l'Accademia Stella ha confermato di essere la migliore. Quell'unico gol era pieno di speranza, ma sembra che per i nuovi membri della Raymond l'Accademia Stella sia veramente ancora troppo forte. È andata proprio come ci aspettavamo. Sì, questo è vero, ma... Senti, Dusk, potresti farmi un favore? Tieni d'occhio la Raymond per me, ok? D'accordo. Dilettanti. È raro vederti così agitato. È solo che vederli giocare così mi ha innervosito un po' tutto qui. Ah sì? Anche se sono soltanto un branco di perdenti, i loro occhi continuano a brillare. Già, questo è il motivo per cui ti sei innervosito guardandoli. Perché questi ragazzi hanno giocato senza mai arrendersi. Questa è la fine, non è vero? Sì, non potremo più giocare a calcio. È davvero finito tutto così in fretta? Non valevano granché dopo tutto. Come pensavo, erano solo dei randagi venuti da un'isoletta. Ragazzi, cosa sono quelle facce? Sono sicuro che troveremo un modo per giocare ancora, coraggio. Se non ci arrenderemo, ci sarà un'altra occasione per noi. Sonny. Fino ad oggi, noi siamo stati salvati dal calcio. Abbiamo tutti superato momenti difficili. Ecco perché non possiamo rinunciare. E questa volta tocca a noi salvarlo. Ah, giusto, siamo venuti fino a Tokyo. Perché non facciamo un giro tutti insieme? Dalla torre panoramica si può vedere l'intera città. Ci sto! Su, andiamo! Come aveva previsto Ares, l'Accademia Stella ha vinto. Non c'erano dubbi. Ares può vedere assolutamente tutto. Comunque, quei ragazzini della Raymond, c'è qualcosa in loro. Lei dice? Secondo il mio parere, sono solo ragazzini venuti dalla campagna. Che forte! Non c'era nulla di simile sull'isola. Tokyo è veramente fantastica, non trovate? Quindi siamo nel punto più alto, eh? Che cosa hai, Sonny? Credevo che qui saremmo riusciti a giocare a calcio. Mamma, scusami, io... Tutti noi volevamo continuare a giocare. Nino ha ragione. Cavoli, che vergogna, piangere in un posto simile. Ehi, voi, ragazzi della Raymond. Oggi ho assistito alla vostra partita contro la Stella. È stato un gran bell'incontro. Mi scusi, lei chi è? Il presidente della compagnia Island Tour. Mi chiamo Biagio Pelmondo, molto piacere. Ecco il mio biglietto. La vera Island Tour? La conosci? È una delle maggiori agenzie di viaggio. Ha detto di aver visto la nostra partita, è così. La ringrazio davvero molto. Sì, è stato un incontro davvero emozionante. Ma alla fine abbiamo perso. Non si tratta di vincere o perdere. Avete segnato un gol contro l'Accademia Stella. E avete giocato fino alla fine senza mai arrendervi. Siete stati formidabili. Ma una sconfitta è una sconfitta. Noi non potremo più giocare a calcio. Ti sbagli, non è ancora finita. Perché la nostra compagnia Island Tour è interessata a voi. Quindi abbiamo deciso di diventare sponsor della nuova Raymond. Anche se alla fine avete perso la partita, non vi siete mai persi d'animo. Ed è questo ciò che mi ha veramente colpito di voi, ragazzi. Lei dice, sul serio... Questo significa... Che possiamo continuare a giocare a calcio insieme! Evviva! Ma certo, adesso ho capito. Di che parli? Delle parole dette dal nostro allenatore. Quello che voi ragazzi dovete fare per continuare a giocare. La risposta è... Non perdere! Ecco qual è la soluzione. Non perdere. Non importa se... Abbiamo perso l'incontro. L'importante era non perdere i nostri sentimenti. Inoltre, la settimana passata, grazie all'allenamento, abbiamo girato tutta la città e abbiamo incontrato molte persone. Anche se non conoscevamo il posto, è stato divertente. In effetti, mentre correvamo in giro, nessuno di noi ha sentito il bisogno di dover tornare a casa. Il programma ideato dal nostro allenatore per continuare a giocare a calcio alla fine... Ha funzionato davvero. Mm.
io d'amore, amore per te. Sono qui da sole, sempre ti aspetterò. Proprio come questa pioggia triste sarò. Qui nella tristezza io scomparirò. Si avvicina la prossima partita. È tempo di allenarsi. Quale sarà il nostro programma questa volta? Inazuma Eleven Ares. Prossima puntata, il misterioso Mister Yi. La frase del giorno di Inazuma Eleven. Se non ci arrenderemo, ci sarà un'altra occasione per noi. È tutto!